Ufficiale professor Stupia, in Abruzzo sono arrivate le sottovarianti Omicron 4 e 5. Sì, proprio oggi pomeriggio abbiamo completato il sequenziamento di alcuni casi sospetti e abbiamo trovato due Omicron 5 e un Omicron 4 sui campioni analizzati che erano una decina e adesso ne stiamo analizzando altri. Il sospetto è che già ci siano diversi casi, però non c'è da preoccuparsi, nel senso che al momento, dal punto di vista della salute, dei sintomi, eccetera, la situazione è ancora tranquilla. Potrebbe essere però questa la causa di un innalzamento dei positivi in un periodo in cui non dovrebbero innalzarsi, ma già qualche segnale che stanno riaumentando c'era ed è possibile che la colpa sia di Omicron 4 e 5. C'è il rischio che in estate cresceranno ulteriormente i casi per queste nuove varianti? Può darsi, però secondo me soltanto il numero degli infetti, non dovremmo avere problemi sulle strutture sanitarie perché comunque il caldo e gli ultravioletti sono i migliori alleati nostri contro il virus. Poi in autunno rifaremo i conti ancora una volta e vedremo com'è la situazione.